Mandiamo il contributo del presidente della provincia, Fabrizio Nepi. Vai. Presidente, la provincia di Siena come può fare farsi portavoce delle istanze dei pendolari della provincia di Siena verso la regione pur non avendo competenze specifiche in materia? Ma dovremmo fare pressioni sulla regione, sia per i rapporti istituzionali che per i rapporti politici che abbiamo, perché non possiamo avere un territorio così distante dai grandi centri di comunicazione e da grandi centri di lavoro. Se Firenze diventerà, come prevede anche la normativa del Rio, un centro aggregante sempre più importante con la costituzione della città metropolitana, dobbiamo facilitare anche il percorso delle tante persone che lavorano e lavoreranno sempre di più nella grande città metropolitana. Adesso come adesso, andare da Siena a Firenze via treno ci vogliono circa 2 ore di tempo, dobbiamo fare scalo ad Empoli per poi deviare per Firenze. Funziona meglio il traffico legato alla gomma, il traffico su gomma è molto più efficiente, però dovremmo cercare di far capire alla regione toscana che non esiste solo i grandi poli, ma ci sono anche territori come il nostro, più dislocati, con tante piccole tanti piccoli comuni che hanno bisogno di essere collegati con i grandi poli attrattivi. Come giudica la provincia di Siena il progetto della stazione Media Etruria nella città di Chiusi? Ma io credo fortemente a questo progetto, anche all'iniziativa della presentazione del progetto al Teatro di Chiusi insieme al sindaco, insieme al presidente dell'Unione dei Comuni della Val di Chiana. Credo che questo debba diventare uno dei progetti cardine del nostro prossimo futuro, cioè mettere fra le priorità del nostro territorio avere un attacco, un hub dell'alta velocità. Avere l'hub dell'alta velocità in terra di Siena significa avere molti più turisti, molte più persone che frequentano i nostri territori, avere uno scambio di merci più veloci, avere un territorio più attrattivo per quanto riguarda lo sviluppo economico. Dopo la debacle degli ultimi anni, dove il nostro territorio diventa un territorio più povero rispetto agli anni precedenti, dobbiamo dare una nuova visione al territorio senese e questo sarebbe un intervento infrastrutturale fondamentale per rilanciare tutta la provincia di Siena.